Buongiorno a tutti, mi chiamo Stefano Cervelli, sono lo chef del ristorante Tre Colombe di Borgonato di Cortefranca, Francia Corte. Questo ristorante nasce tre generazioni fa nel paese di Rovato, da mia nonna Elvira, e dopo 55 anni di lavoro a Rovato c'è stato questo trasferimento alla fine del 2010 qui in questa sede del Borgo Antico San Vitale. Oggi prepariamo una ricetta nella quale ci identifichiamo, un piatto classico anche se a base di pesce di mare. Si chiamano spaghetti tiepidi, mazzancolle, polpa di riccio di mare. Un piatto molto semplice da eseguire, l'unica cosa è che la differenza la fa la qualità e la freschezza della materia. Buttiamo la pasta, quindi abbiamo degli spaghetti, circa 65 grammi per porzione. Li mettiamo a cuocere in abbondante acqua salata. Abbiamo delle mazzancolle freschissime dalla Sicilia, alle quali separo la testa e tolgo il carapace della coda. E incidiamo il dorso del gambero per eliminare il filo intestinale. Nel frattempo, in una pentola antiaderente, aggiungiamo dell'olio extravergine d'oliva, circa 3 cucchiai per persona. Tagliamo le code delle mazzancolle per lungo e a piccoli bocconi. Quando l'olio inizia a diventare caldo, aggiungo una manciata di erba cipollina, circa un cucchiaio da cucina, poi le code di mazzancolla, poco sale Maldon e una macinata di pepe fresco. A questo punto stempero con un cucchiaio, facendo semplicemente rassodare le mazzancolle con l'olio tiepido, e attendo la cottura dello spaghetto. Sono trascorsi 7 minuti da quando ho buttato la pasta sarebbe cotta idealmente in 8 minuti, però la tengo molto al dente e vado poi a raffreddarla con uno shock termico, utilizzando acqua e ghiaccio. In questo modo blocco la cottura, più velocemente si raffreddano, meglio tengono la cottura. Tolgo gli spaghetti dal ghiaccio, vedete che sono ancora abbastanza rigidi. Li scolo un attimino e poi vado a rovesciarli nella pentola nella quale c'è l'olio extravergine che si sta scaldando. La temperatura ideale di servizio di questo piatto deve essere simile alla temperatura corporea, quindi 37-38 gradi. In questo modo avremo un piatto che non darà shock di temperatura nell'assaggio, e soprattutto il fatto che non siano bollenti andrà a giovare per il profumo del pesce, perché è un pesce freschissimo. Arrotoliamo gli spaghetti con un cucchiaio, riusciamo anche a tenerli dritti in questo modo. E andiamo ad aggiungere i pezzettini di mazzancolla, che come potete notare non sono troppo cotti. Quando poi abbiamo una mazzancolla così fresca non abbiamo bisogno di cuocerla troppo, perché si asciugherebbe e perderebbe anche tanti dei suoi profumi molto interessanti. Uova di riccio di mare fresco, chiaramente più di qualità sono più daranno resa a questo piatto. Ancora un briciolo di sale Maldon, perché comunque la pasta durante il raffreddamento perde un po' di sapidità. Ancora un po' di erba cipollina e un filo d'olio. Spaghetti tiepidi, mazzancolle, polpa di riccio di mare.